di Piazza Moro a Latina la conferenza spirituale di Antonio Cervone, uno dei più anziani erboristi della provincia. Profondo conoscitore di scienze naturali, esoteriche e filosofie orientali, erborista da 60 anni, Antonio Cervone è uno dei personaggi più noti di Latina e non poteva di certo mancare al ciclo di conferenze organizzate da Alessio Sanniti al Circolo Culturale Hemingway. Questa conferenza sarà improvvisata anche perché il giorno 11, l'11 nella Cabala è la forza. Molte persone non conoscono cos'è la forza che anima l'essere umano. Diceva un grande saggio, Yogananda, che l'essere umano deve far agire la forza onnipotente data dal creatore per ben recitare sul palcoscenico della vita il grande ruolo che gli è stato destinato. Però l'umanità ha gli occhi pentati. C'è l'ignoranza e la paura che non fanno manifestare nella coscienza di ogni essere, sia nell'uomo sia nella donna, questa bellissima forza, che è la forza grise che proviene da sola. Un incontro in cui Antonio Cervone getterà le basi per una nuova coscienza collettiva. Venire alla conferenza significa avere la possibilità di avere del materiale che riguarda come muoversi sul sentiero della vita per essere liberi, per non dipendere più dal mondo esterno, per camminare senza le stampelle e per essere creatore. Darò degli esempi come è possibile esattamente liberarsi. Per liberarsi l'essere umano deve camminare sul sentiero del digiuno, del silenzio e della purezza. Il digiuno ha potere sul corpo fisico, pulisce tutto ciò che non è gradito dall'entità spirituale che domina il nostro essere. Il silenzio consente che l'insegnamento più bello, più nobile, l'intuizione, ci venga dato, però è necessario il silenzio del cuore e della mente. La purezza consente al nostro spirito di risvegliarsi e di mettere in attività tutto ciò che gli è stato dato dal momento in cui si è manifestato sulla terra.